Che film di merda, ma cos'è sta roba qui? Cos'è sta roba, è malato? Oh, lascia perdere, stai quella che sarà della mia nonna, eh. Infatti va dal bagno, sta qui. Lorenzo? Sto dormendo. Oh! Oh, rimortaci, tu madre morta, oh, cos'è? Ma è sta sta merda, bisogna vedere. Da questo cadere a letto. No, no, bimbi, no, no, sono le 9! Le 9? E che c'è? C'è Mingacci, c'è no, la mia oh, Mingacci, bello, quello è bello, quello si guarda, Gisa, guarda, guarda. Vai, lo metto subito, vai! Stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia! Scusa bambina, ma il centro di San Vincenzo è di là. Grazie. Ciao. Ciao. È una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa. Non può esistere nella realtà. Questa è la torre, il luogo dello sposalizio. Poi la strada la trovi da te. Oh, eccoci qua. Siamo a casa del babbo dello sposo. Sentiamo un po' se sono in casa. Sì, salve, è Mengacci. Va bene. Arriviamo. Ci ha risposto, andiamo a vedere. Buonasera, buonasera, come va? Lei sarebbe il cameraman. Lei sarebbe, in che senso? Rispetto allo sposo, non facendo. Ah, vabbè, sono la tata. La tata dello sposo. La tata dello sposo. Beh. Che tu dovrebbe essere il babbo dello sposo, non è che si scomoda per il tata. Buonasera, salve, babbo dello sposo. Sì. Partiamo da Francesco, non so, tipo, ecco, il carattere, magari anche com'è lui da piccolo, com'è cambiato, crescita. Crescita non è che sia proprio cambiato tanto, perché tanto è sempre stato un ragazzo abbastanza... È sempre stato più maturo di me. Sì, ecco, quello sì, sicuro al 100%. Le cose le ha sempre decise per conto suo, perché essendo toro, per l'amor di Dio, vero? Se lui dice no, se è quella, è quella che deve essere. Diciamo che Francesco è buono, calmo, tranquillo, ma non lo toccare. Se no? Non lo fa pensare. Perde il nome della cosa. Praticamente lui ha fatto l'obiettore di coscienza. E al posto dell'Aurora c'era il centro anziani, no? Quindi praticamente guardava sempre queste vecchiette, doveva stare con loro, eccetera. E quando andava a suonare la sera, rientrava tardi, e la mattina all'8 doveva essere giù, e poi dormiva. Sicché, anche se lui si appoggiava un po' e lo facevano dormire, perché poverino, però l'hanno amato. Ovviamente tutti. Gli hanno fatto assistenza loro a lui. Sì. E ti dirò, il giorno che ha smesso, volevano anche che continuasse a stare lì, perché ormai gli volevano bene. Capito? Pensa un po' te che ragazzi. No, Francesco caratterialmente è venuto spettacolare. No, diciamo che è un po' selvatico come la sua mamma, il maremmano, sì, cioè, perché è un po' selvatico Francesco. Tiziano, sì. Però c'ha una bontà. Che forse non ha preso forse da la te. Parte più da coglione l'ha presa da me, dai. Perché io sono un po' coglione.
però... Nel senso di buono. Sì, sì. Sì, li ami. Però sarei... Passione chitarra, la chitarra è passata, la chitarra è arrivata così ormai, dal cielo, dal cielo. Proprio la musica, proprio in generale, ormai eravamo tutti disperati. Perché perché lui ha cominciato, prima ha fatto la piscina, però non voleva andare più in piscina perché faceva la doccia e le dava noia. Poi è andato a fare karate, fortunatamente gli piace, insomma. A pallone. A pallone, sì. Anche a pallone, poi però siccome è cresciuto troppo velocemente per via dei ginocchi, ha dovuto smettere. Arrivò il giorno da scuola e lì a sera a tavola. Disse, è partito tutto da lì però. Babbo, ti devo dire tutto serio, ti devo dire una cosa. Aiuta. E io pensai, o è gay o ha messo città una. A 14 anni penso. Questo era già 14 anni e mezzo. E invece mi fa, dice, ho deciso nella vita, voglio fare musicista e voglio suonare la chitarra. L'anno dopo suonava pezzi di Satriani. Il Naudio a Livorno era più... Una lotta continua. Una volta a settimana c'era la riunione dei genitori, perché c'era quello picchiava l'altro e l'altro spacciava. Cioè, le peggio cose. Il Naudio forse gli piaceva. E... insomma, poi attaccò a questo discorso della musica, però bimbo, un diploma ci deve avere qualsiasi cosa. No? Infatti poi, da ultimo, gli hanno detto, Sozzi, vuole fare il bidello o gli si dà il diploma? Lui disse, allora piglia il diploma. Piglia il bidello. Infatti poi venne a casa e ci disse, ecco, questo è il vostro diploma. Io ho attaccato di là. Mi ha fregato di là. Di me. A suonare la chitarra hanno smesso più, la suonava in qualsiasi posto. Ecco, tipo? Tipo in bagno. Sì, okay. Cantante andò via e io dissi, fermi tutti, ce l'ho io una che canta. Gli telefonai e dissi, bimba, adesso serve una che canta per bene. E dissi, vieni. E lì, e Francesco veniva a sentire le prove. Poi sentiva le prove, stava un po' lì, e poi dopo hanno cominciato a fare loro due, ciao. C'è stata una presentazione ufficiale? Ma a casa? No, perché... assolutamente, sono andati avanti per un bel po' a questa maniera qui, uscivano, entravano tranquillamente. Perché anche si usciva noi. Ciao, noi ci sta a fare a casa, andiamo via. Lei proprio ha detto, quello lì è mio. E qualche me lo tocca. Francesco si è fatto prendere volentieri. Ci credo. Devo dire una cosa, che della prima cosa che ha visto di Alice non è stato il viso. No, è il gomito. Sì. Il gomito. I gomiti tutti e due. Era innamorato di Carmen Russo, sì, che ti vorrei dire senza male. Cioè, Francesco ha cominciato già subito, da poco, subito. Stavo svizzato bene su quella cosa lì. Siamo andati all'isola di Elba in barca. No, quella della barca no. È troppo bene. No, ma non gli racconto il tutto. Hanno deciso di venire con noi in barca e Alice però soffre il mal di mare. A un certo punto a metà canale si è visto uscire qualcosa di verde dalla camera, era Alice. Francesco non gliel'ha importato niente. In versione Hulk, no? Ma veramente... Come vedete sto matrimonio? No, io sono felicissimo. Siete contenti? Sì. Però, come ve l'hanno detto, sposavano? In piazza fuori dal festival forse. Forse. È stata l'occasione giusta proprio. Mi pare di essere una notizia. O quando c'era la scuola. E io pensavo subito, poi è arrivato il cuccio. È arrivato il cuccio, o la cuccio. Sì. E invece, allora si sposa. Ah, fa cuccio. Dio. Un pargoletto ci sta che arrivi dopo sto matrimonio. Potrebbe essere un primo passo. Secondo perché me magari sì, hanno una mezza idea su questa cosa, secondo me sì. No, cioè, hanno avuto momenti alterni, no? Che c'è stato dei momenti in cui Alice spingeva per averlo. E Francesco poi c'è stato un momento che Francesco e allora Alice non le spingeva e poi c'è stato un altro momento che Alice ha respinto e Francesco ora che fase cioè, c'è stato no l'unica ostante stavo Francesco non voleva sapere nulla che... conclusione un augurio che cosa gli augurate a questi due ragazzi che durino quanto noi guarda. Se è possibile anche di più. Okay.
eccoci qua. Siamo alla ricerca della casa della mamma dello sposo. Chissà dove sarà questa casa. Vedo un simpatico e allegro signore. Proviamo a chiedere. Buongiorno. Speriamo. Bene, senta, stiamo cercando, che allegria, stiamo cercando, lo sa che si sposano in questi giorni, abbiamo un evento bellissimo, allegrissimo, e si sposeranno due ragazzi giovanissimi, Francesco e Alice, stiamo cercando la mamma dello sposo. Francesco, lo conosce Francesco? Ma, sinceramente, sa, di Franceschino seppelliti tanti, ma non mi risultano in questo periodo. Bene, ok, un'allegria bellissima. Va bene, e neanche la mamma, ecco, di Francesco, l'abitazione, Tiziana Bulichelli, ecco, l'ha mai sentita lei che è di queste zone? Sinceramente no, però guardi, se vuole può sentire il cimitero e non la mente. Bene, ok, grazie, la ringrazio moltissimo per questo contributo allegro, e presenteremo i suoi auguri sicuramente. Condoglianze alla coppia. Benissimo, grazie mille, è stato molto gentile. Eccoci qua. Allora, qui dovremmo essere vicini alla casa della mamma dello sposo. Insieme, penso, anche alla famiglia riunita. Chissà, magari troveremo forse qualcuno, una sorella, un parente, vediamo. Dovrebbe essere, da quel che ci hanno detto, questo portone qui a sinistra. Guardiamo un po', Bulichelli Tiziana. Ecco qua, sentiamo un po'. Vabbè, non si sa se è lei, se non è lei, ma... Sì, salve! Buonasera! Buonasera, buonasera! Buonasera, come va? Questa è la macchina, lei così... Io sono la mamma di... La mamma dello sposo. Dello sposo, che coincidenza, eravamo qui! Prego! Buonasera, cosa... Buonasera, prego. Buonasera. Beh, dunque, lei è? Lo zio. Lo zio dello sposo. Piacere. La zia. Okay. Il cugino, ok. La cugina della mamma dello sposo. Scusa, un po' male. La cugina della mamma dello sposo. Il cameraman. Ha cominciato da sola a suonare. Prima è andata a scuola di chitarra classica, gli è piaciuto il giusto. E poi da solo si è messa a suonare la chitarra elettrica e ha frequentato la scuola Grosseto. La scuola non aveva un grande rapporto. Si sopportavano a vicenda, sia lui e la scuola. Tant'è vero che il preside gli ha dato il diploma proprio per... Proprio per fare cambio. Alice io l'ho conosciuta, che era piccola. Lui l'ha conosciuta perché lei cantava nel gruppo di Gino, del babbo di Chicco. E c'era questa ragazzina, diceva, c'è questa ragazzina bellina, c'ha il dupere, ce lo mette. No. E invece, sì. La favola narra che lei l'ha violentato. No, lei l'ha violentato. Posso dirlo? Dice, alzate, ci sto vado via subito. No, niente, la vita cosa mi stanno di io, che cazzo. Però, insomma, niente, si sono conosciuti così e poi... E si sono cominciate a frequentare. Lei era molto piccolina, ma molto piccolina, però bellina e dolce. E poi... Ma come l'ha detto? Mamma, cioè, c'è stato ma un giorno. C'è questa ragazzina, gli garbo, però, ma è piccina. Però c'ha due pere, ma è amore. Alice la prima volta. Alice ha detto, quella potrebbe essere quella giusta per Francesco. Che sinceramente non credevo, perché era troppo giovanina e forse in quel periodo poco adatta a lui, perché lui gli garbava da... vabbè. Andare. E qui io gli dicevo sempre, tanto lo so mi va a finire in Franci, che voi comincerete, che suoni e le canta.
Se è meglio, questo è il mio lavoro e lei non ci deve entrare. Ci sta lì che ha imparato. No, ci era contento, e dice lui finge, è bellina Alice, vai, vai, vai. Se te quando hai visto Alice? Ecco, il primo contatto con Alice, a vedere. E da quella ho detto, può essere quella giusta. Sì, sono quella giusta. Secondo me Alice era perfetta, mamma gli ha dato tutto. Forse era piccolina, era zuccherosa, era morbidosa. Anche cicciottella. Però ora insomma, no, ora è veloce, dai. Partiamo da un ricordo, tipo se dico Francesco. Mi vede le scarpe di Romagno. Perché le scarpe di Romagno? Mi sono sempre bene, la portava fino a grande, di chi stavano lì. Cioè, io sì, ricordo Francesco, la mattina prima, quando lo portavo a scuola, la sua mamma andava al lavoro, l'andavo a prendere io e lo portavo a scuola e già era imbronciato subito la mattina, cattivo rapporto con la scuola, gli raccontavo tante cose per la strada per invogliarla a entrare a scuola, ma non c'era verso. Era sempre più si avvicinava alla scuola e più, okay, non ci voleva e più diventava nervosetto. A me mio cugino mi ricorda la PlayStation, quindi tutte le volte ero piccino andavo dalla mia zia per giocare alla PlayStation. Allora lui non c'era mai e non mi dava il permesso di giocare alla PlayStation. Di Francesco, il babbo troppo comunista. No, niente, sono venuto un giorno a pranzo e mi hanno detto: Tizi, ti si deve dire una cosa. Ecco, diglielo te, no Alice, diglielo te. E io ho pensato, vai, è andata, si diventa nonna. Ci si sposa. Beh, sono contenta. Beh, dice Alice, non mi sembri tanto soddisfatta, ma sinceramente se voi siete contenti sono contenta per voi, però se c'era un'altra cosa ero più contenta. E poi posso dire no? Sì, sì, di. Che ci facciano che mi facciano diventare bizia. Allora, raccontateci un attimino un episodio divertente che vi viene in mente pensando a loro due. Io non lo so, ma non lo posso fare. Non si può dire, allora non si può dire perché Alice si incazza. Mi piace la bella quando io ero a casa tua di là, quando stavi di là, che sono Franci e era Alice. Sali, prima lui e urlavano per le scale perché avevano litigato, ti ricordi? Ah, quando le tiravano. Ah, bello, urlare con le scale. Difetto più grande di Francesco è che è lento. Che ne so, gli dice Francia si va, che ne so, a comprare qualcosa alle 2? Sì. Arriva alle 2, Francia, ma si va? Sì, ora si va. Calma, sempre così. Un pregio è una persona molto umile. L'umiltà è una persona molto bella. Poi è dolce, affettuoso, vabbè. Alice è, a modo suo è molto dolce. A modo suo perché lei non vuole baci da nessuno, però magari ti dimostra l'affetto con altre piccole cose. Sì, è molto molto dolce. E poi ha un pregio bello, ai miei occhi molto importante. Si vede che ama Francesco in maniera incondizionata proprio. E quando lo guarda, vabbè, mi fa piacere anche a me. Alice ha un difetto, non ha un... è molto critica nei suoi confronti, e questo non ha una grande autostima di se stessa, e questo è sbagliatissimo perché è una persona meravigliosa secondo me, bella, brava, sa fare tutto. Ogni 3 per 2 voleva scrivere cose, però lei... Grazie, sì. Infatti questo, difetto da dice, anche per me è quello. Mi speriamo che questo video lo gli tiri sul morale. Gli tiri un po' sul morale, vedi Alice, vedi che non è vero tutte le paranoie che ti fa. Tanto è inutile... Che tanto dolce, io nei miei confronti è affettuoso perché lui manda ti voglio bene, zia, ogni tanto mi manda un messaggio per me. È una bella cosa. Quando sarebbe Francesco? Ma io perché so che è un pochino... perché lei dice sempre: Tizi, Franci di te ha preso solo le orecchie grosse e il carattere. Lui è buonissimo, è tranquillo, non si crea tanti problemi, ma se si incazza so cavoli, maronnina. E poi che gli si vuole bene? Ma chiedelo di nome! Comunque io sono contenta di averla come Norina, lo devo dire. Vai! Sergio d'Alice! A parte le cose, quello abbiamo capito tutti. Una persona solare, sosseno questo. Ok, 30 secondi di silenzio. Serietà, ok. E che co?
non c'è una definizione. Allora, un difetto di tutte e due, che devono comprare di manolette più grosse perché io ci sto. Io mi auguro che rimangano come adesso. Sì, che non cambino. Che non cambino. Un augurio di che gli devo fare di auguri? Gli voglio tanto bene, quindi una vita felice. E che mi facciano presto nonna e padre. Questo sto figlio di chi dice arriva o non arriva. Clamo se non tiene l'intenzione. No. Ma figura. Vi raccontaci questo aneddoto. No, non si può. Ti posso far vedere il divano. Il divano si vuol vedere. Così, senza andare nel dettaglio. Mingacci, come cavolo. Cosa sarà successo? È successa una cosa. È successa una cosa che lo sai, quindi uno già fa 2+2, insomma, può capire che magari. No, Alice si vergognerebbe troppo. No. Diciamo, vi siete trovati nel momento sbagliato al posto sbagliato. Io più che altro ero al posto sbagliato. Nel momento sbagliato. Lì, però anche lì mi è toccato uscire. Ah, cioè non è che hai fatto male il cavolo qui? No. Via, fuori. Quindi. E poi ora hanno giocato a scacchi, come sempre. Sì, come sempre, diamine, è ovvio. Sì. Siamo alla ricerca della casa della famiglia della sposa. Vedo una simpatica signora anziana. Andiamo a vedere se magari sa dove abitano. Buongiorno! Senta, noi siamo della trasmissione Canale 5. Stiamo cercando la casa della sposa. La Rosa? No, non la Rosa, la sposa. Aspetti, un sento tanto bene! La Rosa? La Rosa? No, la sposa. Si chiamano Francesco e Alice e stiamo cercando casa Bertoncini. Il negozio di Cantuccini! No, Cantuccini, Bertoncini! No, i Cantuccini sono là! Va bene, ok, vado a prendere i Cantuccini, grazie. Faccio da me, grazie. No, ma guardi, è lì, Vado, grazie. Eccoci qua. Qui siamo a San Vincenzo, dovremmo essere nei pressi della casa della famiglia della sposa. Vediamo un attimo, ci hanno indicato questo appartamento qua, effettivamente Bertoncini Misti, sono loro. Sentiamo un attimo, che ore sono? Sono 10:45, abbiamo messo un po' a trovare questa abitazione, chissà come ci accoglierà questa famiglia a quest'ora. Vediamo. È permesso? Buonasera, come? Sono Davide Mengacci, come sono vestito? Buonasera signora, come buonasera, va? Buonasera. Aiuto camera a me. Come va? Lei sarebbe la? La? Chi? La? Questa rappresenta? Questa... La mamma. La mamma della sposa. La mamma della sposa. E la mamma. Io te l'avevo detto che era tardi e ci aizzavano il cane contro. Aiuto Eva. Lei è, scusi, il fratello, la vittima. Il fratello vittima della sposa. Salve. Buonasera, scusi l'orario. Piacere, buonasera. Come va? Tutto bene? Lei è, scusi. Io sono lo zio. Lo zio non lo scusi. Allora si è sbagliato l'appartamento. Ma il babbo dello sposo, della sposa. Ha chiassonato? Ma che ne so, dove hai sbagliato il campanello, dove sono andato lì accanto, dove c'è lo zio. Siamo qui con la famiglia Bertoncini. Quindi, Alice, innanzitutto, come è la scuola? Tipo, che... Non ci è mai andato. O quanto ci è andato? Non ci è andato. Prima anno di liceo ci è andato 3 giorni. Però è passata poi. È passata poi? Sì, mi pare di sì. Ha sempre fatto la firma mia, la sua e di tutti, anche del presidente. Poi dopo è andato all'artistico. Sì, andava, partiva di lì col motorino mentre passava il treno. E non so come faceva il. Ti giuro, andava a palla. All'asilo si sentiva arrivare il pulmino, sentivi suonare e ti affacciavi e c'era la suora fuori che l'aspettava così. E Alice con la pagliolina che andava a cesso, come sentiva il pulmino andava a cesso e la suora fuori l'aspettava.
ha detto, veramente sono stata io lì, guarda come belloccio il ragazzo. Ah, perché lei è salata proprio. La cosa che è successa dopo 4 anni, ero già fidanzata. Ah, quella non lo sapeva. Cosa vuol dire? Diceva, che io mi sono fidanzata tardi. No, te l'ha detto quando? Dopo diverso tempo, no? No, non è vero. Ma lì c'era... Lo conobbe, innanzitutto suonava con Gino. Mm. Vabbè. E poi lo vide... E questo non ti pone a suo favore. Paolo Francesco. E poi lo vide sul palco quando c'era... Ma non lo disse visto, a me mi calma per lì. E dissi, va, bella roba. Di bambino, delle scuole. E lo vide e disse, ah, si cominciarono a frequentare. Qualcuno ci ha detto, tante volte capitava, dovevano, tipo Gino, tizia, a volte capitava dovevano uscire di casa perché sentivano che c'era nell'aria un po' di, capito? Allora diceva, sarà bene uscire di casa, sarà meglio. Anche qui succedeva la stessa cosa. No. Aspetta, forse Valmora... No, Valmora, non ho capito. Aspetta, no. Ma dovevano Lorenzo... uscire di casa perché dovevano trombare. Lorenzo ha spiegato. Mi sembra il fratello ha preso... No, è per spiegare. Qui potevano uscire loro. Ah, Qui siamo, qui comandano. Ma chi? Noi? Qui, ecco, uscivate voi, pigliate il culo e andatevene a voi. No, e fatemi tutti quegli altri o piove, trovano macchine e rompono voglio. La caratteristica dell'Alicia. Ecco, sta cosa nelle altre interviste è venuta fuori che si è detto cosa? A Francesco cos'è che la prima cosa che ha portato da Alicia. Hanno detto tutti che è rimasta attratta da gomiti. No, no. Tutte e due gomiti davanti. Sì. Cioè, finché non ottiene quello che vuole, rompe voglio. E questo so perché mai. Il pregio d'Alice penso sia affettuosa, anche se non lo dimostra. Poi è estremamente buona. E stop. Sincera, no? Perché mi ha sempre raccontato un sacco di balle. Un pregio d'Alice è quello di essere testardo, nel senso che quando si mette in testa una cosa la porta fino a fondo, nel senso che abbia una bontà innata. Fatto anche di sopportare me, questo tante volte mi dici sono difendibile, però in generale. Il difetto che c'ha invece è estremamente permaloso. Perché il pregio che c'ha Francesco è che per essere un rocchettaro è estremamente serio, un ragazzo molto semplice e molto serio. Io non ce lo vedo a fare così, capito? Quello che vedo in Francesco, metto a parte la sua semplicità perché è un ragazzo serio, è una persona buona, questo le fa tanto. Però è parecchio geloso. E quello mi rendo conto. Quindi povero Francesco. Un altro pregio di loro due è quello di trasmettere tante emozioni quando suonano e quando cantano. Sinceramente non mi stanco mai di ascoltarli. E di ascoltarli. Allora, eravamo in macchina e c'era là dietro Lorenzo e Alice. E Alice ci si gira, uno non mi girai. No, sì. No, dai. Oltremare, nel reparto giurassico, Francesco faceva lo stupido cercando di far paura Alice, così va da dietro e a un certo punto io praticamente salto da fuori le bosche e faccio cadere a tutti e due in mano. Proprio tanto. Diventate per te, più altro. Col bellissimo strillo d'Alice a 6.000 Hz, che ha svegliato anche il soprano, che ha svegliato Paguri nell'Adriatico praticamente. Pregio. Amano diciamo quello che fanno e quindi ci danno tutto, cioè, il tempo possibile e poi amano comunque stare con le altre persone e sono persone buone. Buona, aiuta e quando c'è bisogno si fa in mille e ha dimostrato in varie occasioni e anche Francesco è un ragazzo buono, dolce.
Il difetto di Francesco è quello, vabbè, ogni tanto perdo un po' la tramontana. Allora, mi disse, mamma, se Francesco è intenzionato a, se trovo soldi mi sposa. Fece di stesso discorso. Penso il desiderio di sposarsi ci sia sempre, cioè ci sia fra due, anche se convivono da diverso tempo. Quando me l'hanno detto sono stata chiaramente contenta, perché comunque è sempre una bella cosa, una bella esperienza. È un consolidare tutto quello che è la storia di due, insomma. Senti, invece un pensate fra un po' magari, non so, una sposa, voi come la vedete, cioè, sperate? Sì, ma l'intenzione mi sembra loro ce l'abbiano ancora. No, io ho chiesto se mi faceva un nipotino già di 3 anni, perché quando sono troppo piccini mi fanno effetto. Più grandi mi ci divertono, quando sono piccini si rompono, no? Se li prendi in mano si rompono. Invece andando a 3 anni almeno ci chiacchi. Ma sono piccini, piangano e basta. Un marchetto da 2 minuti. No, è uguale. Ho già trovato una batteria piccina. Secondo me no. Sto giù a Livorno, una volta una batteria piccina così, e lì c'è tutta zanzara mia, subito. E cosa fa un nonno strozzo? Lì compra quello e poi i barattoli di vernice, i pennarelli li disegnano su muri. Che augurio gli facciamo a questi ragazzi? Salute, felicità e quattrini. Salute, felicità e quattrini. Culo, potto e ponci. No. Culo, botte e punci, questo è il un augurio che stiano bene e che siano sempre sinceri l'uno con l'altro, vabbè, per tanto tempo. Chi è che c'ha un cartello scritto banale? Tipo? Vabbè, a me mi vede banale. Vediamo ragazzi se almeno è mignotte e tutto l'altro. Saluto Ficarra e Pinchione da Gustavo e Strozzaprete, qui è la linea, andate a piavere il culo. Vai. V'auguro che il Signore vi accompagni sempre in sul sentiero della felicità, perché io un posto c'ho troppo da fare. Sì, siamo arrivati alla conclusione di tutte le interviste. È stata un po' dura riuscire a, insomma, a tirar fuori un po' da tutta la famiglia le sensazioni, le cose, insomma, spero, insomma, che ha fatto piacere questa cosa. E dovete sapere però che tutto, comunque, quello che è stato detto è stato fatto in maniera volontaria da parte delle famiglie, cioè nessuno le ha costretti a fare niente. Ecco, questo volevo dire. Alla alla alla. Che cazzo vuol dire? Eccoci qua, e dopo, insomma, siamo giunti qui alla fine, ora siamo tornati seri, e nella speranza, insomma, che questo pensiero vi sia piaciuto, e, insomma, che abbia fatto un po' ridere, un po' anche piacere, sentire un po' gli ambienti che avete sentito. Spero che rimarrà come ricordo di questo giorno importante, che una volta come noi prima che non sarebbe stata guardando televisione metterete questo video e vi ricorderete degli scherzi stupidi che avevano fatto i vostri amici e un parente un parente l'ignoto. Sì, sì. Insomma, speriamo vi sia piaciuto questo regalo extra, ovviamente, che vi costerà caro, che ovviamente certo. Grazie, se no è morto. 150 euro devo dire minimo. Poi però c'è la post produzione. La produzione, il montaggio. Ma meno male dovrò essere serio. Perché cosa no? Vogliamo pensare figure di merda a giro vestiti da becchino. Esatto. E con quelli imbecilli della parrucca imbecilli. Nei giardini di San Vincenzo vestita da bischia da passata. Vorremmo anche ringraziare la partecipazione del Nipa. Ah, del Nipa! Ci ha obbligato a partecipare. Quale sembrava più la mia nonna, sì, proprio sembrava la mia nonna. E quindi mi sa ancora. Ciao, uno, due, tre. Auguri! Tanti auguri! Scusi, ma cosa sta facendo ancora qui lei? Visto l'età, ma vantaggio, prendo le misure.
It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby. Il parrucchino un secondo. C'è sto aspetta che passi la gente per andare con il parrucchino e il microfono e fare l'imbecille, guarda. No, non volete fermare questa fotografia, andate a dritto. Mezza sabbia, film. Vai. Io le palle di lignù di maiale. Io mi avevo Jerry. C'è anche lo di Topa Wiki che ti vuole. Sì. Ah, ti ha fatto quella. Non dovete far fare. C'è la rovescia. Sì. La rovescia? C'è la del maiale. La rovescia. La rovescia. La rovescia. Peggio di me, gatti. Vai! Sì, no, poi si può diventare. Ma mi c'è te che sudo! Allora c'è Mengaccio, Mengaccio in gatto. No, non si può bisogna dire prima c'è Mengaccio. Ma non riesce a portarne una! Guarda, capito! C'è! E se qualcuno voglia di! E poi se non ti vuole dire, poi dici, c'è Mengaccio! Allora lo dici! Ma ti spiace! Who cares, baby? I think